domani si celebra la solennità del Corpus Domini, corpo e sangue del Signore, cioè l'Eucaristia al centro della nostra riflessione e della preghiera dei fedeli. Ogni domenica, in realtà, anzi ogni giorno, per chi partecipa alla messa, l'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa e della vita dei fedeli. Ma la Chiesa, la liturgia, vuole proprio riservare una giornata speciale nell'anno, dopo le celebrazioni pasquali della Pentecoste, proprio a questo mistero della presenza di Gesù nell'Eucaristia, anzi del dono della sua vita in croce, del mistero dell'ultima cena, nella quale ha istituito appunto questo segno reale della sua presenza. E allora domani alle 7:30 il Vescovo celebra la messa in cattedrale con tutti i sacerdoti della città, i fedeli, seguirà poi la processione fino a Piazzetta Vigo, da dove verrà impartita la benedizione con l'Eucaristia che viene portata appunto in processione, e poi si tornerà verso San Giacomo, dove si concluderà la celebrazione, il rito, la processione, si conclude con la messa, un'altra Eucaristia per chi non avesse potuto partecipare alla messa delle 7:30. Si è pensato proprio quest'anno di riprendere alla domenica mattina, in qualche altra circostanza si era celebrato il Corpus Domini il giovedì, perché secondo il calendario romano cade proprio di giovedì, ma ormai da tempo viene rinviata alla domenica, quindi domani c'è questa celebrazione per tutti i fedeli che vogliono partecipare. Magari coloro che abitano a lungo in corso potrebbero anche dare dei segni così di onore all'Eucaristia, mettendo dei drappi come alcuni hanno la consuetudine di fare ai loro balconi.